Mentre inferno e paradiso sono, seppur in maniera opposta e speculare, eterni e immutabili, in purgatorio c'è il tempo e le anime non sono inchiodate a un peccato specifico, percorrono tutte le balze delle inclinazioni dei sette peccati capitali. Infino al primo giro, agli occhi miei, ricominciò il diletto. Tosto che io uscì fuori dall'aura morta, che mi aveva conquistati gli occhi e il petto. Esiste il tempo. A distanza di 30 anni dalla sua teatralizzazione del poema dantesco, Federico Tiezzi è tornato ad allestire in modo totalmente nuovo tre spettacoli basati sulle drammaturgie create da Edoardo Sanguinetti, Mario Luzzi e Giovanni Giudici. Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Petrarca di Arezzo. Si tratta di un progetto triennale iniziato proprio con il Purgatorio. Per il semplice motivo che il Purgatorio è la cantica della speranza, dell'amicizia, della solidarietà, le anime si aiutano l'un l'altra, è la cantica degli artisti, dei pittori, dei poeti, però quello che a noi interessava di questa dimensione non è né tanto l'aspetto culturale quanto il fatto che Dante ritrova gli amici della giovinezza e quindi soprattutto il nostro Purgatorio voleva e ha voluto essere lo spettacolo che parlasse di speranza, di giovinezza, anche se giovinezza perduta, di rimpianto ma di dolcezza. Laudato sia il tuo nome e il tuo valore da ogni creatura, come degno di render grazie al tuo dolce vapore. Venga per noi la pace del tuo regno.